1962. I concessionari del marchio Innocenti, che grazie alla particolare situazione economica italiana vivono una fase decisamente florida, durante un incontro con Ferdinando Innocenti, fondatore e titolare della casa di Lambrate, e con il figlio Luigi, artefice della svolta automobilistica dell'azienda, espongono quelle che sono le richieste di una clientela sempre più matura ed esigente. Considerate le tendenze del mercato, credono che i tempi siano maturi per proporre una vettura sportiva di categoria medio-alta. Una vettura che i potenziali acquirenti vorrebbero accattivante nell'estetica, comoda per quattro passeggeri e veloce. Ferdinando Innocenti si mostra interessato e, da brillante imprenditore qual è, intuisce che un modello con queste caratteristiche, oltre a riscuotere un buon successo commerciale di critica, potrebbe ampliare verso l'alto la gamma del marchio Lombardo, ma anche elevarne il prestigio, visto che l'azienda, sebbene vanti una fama consolidata in campo siderurgico e nella produzione di motocicli, grazie soprattutto alla Lambretta, si è affacciata al mondo delle quattro ruote solo da 2 anni, grazie all'accordo con la British Motors Corporation, su licenza della quale costruiva l'Austin A40 e l'imminente IM3 con il marchio italiano della I. Ma pare che la decisione finale per lo studio di questa vettura sportiva sia stata presa dal figlio Luigi. La Innocenti aveva già una sportiva a listino, la 950 Spider, derivata dalla Austin Healey Sprite. A questa, tra la fine del 1961 e inizio 1962, si pensò di affiancare un'altra vettura sportiva, frutto di un progetto Ferrari. Era una piccola GT con cilindrata di 1 litro e decisamente accattivante, una sorta di Ferrari in scala ridotta, ma alla Innocenti la giudicarono troppo piccola e abbandonarono l'idea. Questa originale vetturetta divenne la ASA 1000 GT, costruita per ironia della sorte quasi di fronte alla sede Innocenti. A Lambrate volevano realizzare qualcosa di più importante, una sportiva da collocare in una nicchia di mercato più elevata, da offrire a una clientela più raffinata. Negli uffici delle Innocenti, con la consapevolezza che la giovane azienda non aveva le competenze per affrontare un progetto così impegnativo, decisero di affidare lo studio a un costruttore esterno. Non potendo bussare alle porte della Fiat, visto che a Torino non vedevano certo di buon occhio l'invasione di campo attuata da un'azienda che operava in altri settori, e proprio perché volevano realizzare un prodotto esclusivo, proposero l'idea a chi quel genere di vetture le sapeva fare. Ebbene, per la parte meccanica venne coinvolto chi, in fatto di motori e telesportivi, non era secondo a nessuno, Enzo Ferrari. Il Drake accolse favorevolmente la proposta, anche perché era costantemente alla ricerca di nuove possibilità di guadagno con le quali poter finanziare il reparto corse. Inoltre, un progetto di questo tipo avrebbe permesso alla piccola azienda emiliana di diversificare la sperimentazione, ma anche di poter costruire un maggior numero di propulsori, come richiesto dai regolamenti sportivi, che concedevano l'omologazione per le gare solo al raggiungimento di un determinato numero di motori costruiti. Contemporaneamente, Innocenti si rivolge a Nuccio Bertone, al quale illustra le direttive dell'idea. Dall'accordo tra i tre impresari, firmato presumibilmente a luglio 1962, si delineano le basi per il progetto della sportiva di Lambrate. L'accordo formale prevede la costruzione di un prototipo dal quale derivare la vettura da produrre in serie. Questa dovrà essere una GT di taglia media, lussuosa ma non troppo impegnativa, con un abitacolo capace di ospitare 4 persone e un apprezzabile spazio per i bagagli, una meccanica prestante che garantisca ottime prestazioni e un comportamento su strada da sportiva di razza. I tre marchi coinvolti in questa impresa manifestarono una certa premura nel portare a termine la realizzazione del prototipo, considerato che il mercato italiano attraversava una fase estremamente positiva e che la richiesta di vetture particolari era in costante ascesa. Per questo motivo si pianificò una produzione iniziale di almeno 2000 esemplari. Bertone si sarebbe occupato della realizzazione delle carrozzerie complete di accessori esterni ed interni, mentre l'assemblaggio della meccanica era previsto a Lambrate. Indicativamente, tra la fine del 1962 e inizio 1963 viene dato il via libera all'operazione, con codice interno Innocenti F128. Per prima cosa viene stabilita una base operativa a Modena, nei locali dell'ex Scuderia Ferrari in via Trento e Trieste, nei quali un gruppo di tecnici della casa di Maranello, sotto la supervisione del direttore generale dell'ufficio tecnico della Innocenti, Sandro Colombo, si dedicarono allo studio dell'intera meccanica. Chiaramente
Tra questi gli ingegneri Cattaneo, Arienti e Cason della Innocenti e quelli della Ferrari, tra i quali Franco Rocchi, esperto motorista, Walter Salvarani, incaricato del progetto di cambio e sistema di trasmissione, Edmondo Casuli, addetto al telaio, e Luigi Marmiroli, tecnico per le verifiche di calcolo. Mentre a Modena la squadra di tecnici si dedica alla meccanica, alla Bertone si buttano giù i primi schizzi del disegno, realizzati da un giovane Giorgetto Giugiaro. Allora in forza all'atelier di Grugliasco, che ha già dimostrato di saper plasmare forme dal deciso carattere sportivo, ma anche originali ed eleganti. Il lavoro prosegue velocemente e alacremente, ma soprattutto nel più assoluto riservo. Infatti, su richiesta dello stesso Ferrari, da sempre riservato sulle faccende aziendali, nessuna indiscrezione su quello che si sta realizzando a Modena per la Innocenti deve trapelare all'esterno. E nel quartier generale di Modena i tecnici realizzano una meccanica di prim'ordine, in linea con i canoni del marchio. Il cuore di questa meccanica è, ovviamente, il motore. Questo trae spunto da un progetto già sul tavolo degli ingegneri Ferrari, un 6 cilindri a V compatto da destinare alla futura produzione di una linea di gran turismo più accessibili, ma anche alle competizioni, nelle categorie minori di Formula. Il responsabile motori Franco Rocchi parte dal classico 12 cilindri a V, da sempre bandiera della produzione Ferrari, per la precisione da 3 litri progettato da Gioacchino Colombo per la serie 250, che comprendeva sia esclusive Gran Turismo sia indimenticabili vetture da gara, come la Testa Rossa e la 250 GTO. Il progettista divise a metà questo glorioso propulsore e, lavorando su alesaggio e corsa, realizzò un 6 cilindri a V con angolo di 60 gradi tra le due bancate e cilindrata di 1788 cm3. Questo valore diede origine alla sigla con cui verrà identificato il motore e in seguito la stessa vettura, 186 GT, dove, rispettando la tradizione Ferrari, il 18 iniziale indica la cilindrata di 1800 cm3 arrotondata per eccesso e il 6 il frazionamento a 6 cilindri. GT ovviamente sta per Gran Turismo. Il nuovo motore inizialmente aveva una potenza compresa tra i 120 e i 130 cavalli. Durante prove con l'Audi al banco venne via via potenziato e con l'adozione di tre carburatori doppio corpo Weber la potenza registrò un deciso incremento. Si parla di un valore compreso tra i 154 e i 158 cavalli a 7000 giri, decisamente elevato per un motore di quella cubatura e di quel periodo. Degno rappresentante quindi della prestigiosa stirpe del cavallino rampante e che anche visivamente mostrava la sua discendenza diretta, grazie ai tappi delle due bancate simili a quelli delle Ferrari più prestigiose, ma anche alla collocazione dei diversi accessori nel vano motore, che tradiva la progettazione raffinata. Per la trasmissione si adattò un cambio di progettazione Ferrari con sincronizzatori tipo Porsche. Pare che per la versione definitiva si studiasse invece un cambio più economico di derivazione inglese, un Austin a 4 marce con overdrive su terza e quarta. Il cambio, in linea con il motore longitudinale, faceva da tramite tra questo e l'assale posteriore, dove il differenziale dava trazione alle ruote motrici. Per la struttura della vettura venne utilizzata la consolidata esperienza della Ferrari e si optò per il classico telaio tubolare in acciaio a sezioni ovali saldate di chiara ispirazione agonistica. Questo per quanto riguarda il prototipo, perché la versione definitiva di produzione prevedeva una costruzione a scocca portante. Sul telaio venne allestita l'intera meccanica, completata da un potente impianto frenante a quattro dischi con servofreno a depressione e da raffinate sospensioni sportive che vantavano un avantreno a quadrilatero con doppi bracci triangolari sovrapposti e barra antirollio e il retrotreno a ponti rigido Salisbury con balestre, barra Panhard e due puntoni di reazione. Per entrambi gli assi, ammortizzatori e molle coassiali. In breve, la squadra di Modena definì l'intera meccanica, della quale inviò misure caratteristiche alla Bertone, dove i disegni di Giugiaro vennero rivisti in funzione degli ingombri. Da questi, dopo la progettazione e la realizzazione del piano di forma in scala 1 a 1 e del mascherone in legno sul quale battere i lamierati, venne realizzata la carrozzeria con parti in lamiera d'acciaio e altre in alluminio. Questa, una volta completata, venne unita al telaio, spedito nel frattempo a Grugliasco. In poco più di 8 mesi, la vettura, o meglio, il prototipo di questa, fu completato. La 186 GT appariva come una coupé a due volumi abbastanza compatta e slanciata, con una forte personalità dovuta a un frontale caratterizzato dai gruppi ottici inclinati aerodinamici e da una grande presa d'aria. La vista laterale appariva decisamente accattivante, così come la soluzione adottata per il taglio di coda. Sui montanti posteriori, sfoghi d'aria paralleli a sezione lineare.
Le ruote in alluminio con piccoli fori di raffreddamento dei freni erano fissate con gallettone centrale. Sebbene ricordasse alcune sportive di alto lignaggio del periodo, come l'Aston Martin DB4, la stessa Ferrari 250 GT passo corto di Pininfarina e da certe angolazioni anche la Jaguar E-Type, la 186 GT aveva un design personale e meravigliosamente proporzionato. Per alcuni aspetti il suo design era anche innovativo e alcuni particolari, come il taglio del pannello di coda, la posizione dei gruppi ottici posteriori e dei ripetitori frontali, furono ripresi dalla Ferrari 275 GTS del 1964. L'interno era quello tipico di una GT di classe, ben concepito nel design e ben rifinito. La plancia dal disegno lineare con la parte frontale in alluminio del colore carrozzeria era arricchita da una completa strumentazione a sette quadranti. Splendido il volante a tre razze con corona in legno. Pedali e posizioni di guida rimandavano alle GT italiane più quotate dell'epoca. Immediatamente il prototipo subì alcune modifiche alla carrozzeria. Venne rivisto il disegno degli archi passaruota posteriori, con un profilo in rilievo che seguiva la curvatura, invece che andare dritto verso la coda. Venne anche modificata la forma della bombatura sul cofano motore. Infine, i cerchi ruota vennero sostituiti dai bellissimi borrani a raggi incrociati da 14 pollici. Questi erano gommati da pneumatici Pirelli cinturato da 175. Sui parafanghi anteriori campeggiano gli stemmi Bertone. Al posteriore, due coppie di scarichi ai lati tradiscono la presenza di un motore a due bancate separate. A fine 1963, il prototipo ultimato venne trasportato alla Innocenti, dove i dirigenti del marchio lo giudicarono molto favorevolmente. Venne quindi dato il via libera alla fase successiva, l'industrializzazione. Dello studio viene incaricato Aldo Mantovani, che progetta una scocca portante sulla quale trasferire design e meccanica del prototipo. Questo intanto è oggetto di vari test su pista e strada. Da alcune indiscrezioni pare che la 186 GT avesse ottime prestazioni. Venne registrata più volte una velocità effettiva compresa tra i 180 e i 190 km/h. Ma sembra che fosse in grado di superare agevolmente i 200. Anche lo scatto da fermo era notevole, con un tempo stimato nel canonico rilevamento da 0 a 100 in meno di 9 secondi. È proprio durante uno dei test su strada che la 186 GT viene notata e la sua esistenza diviene di pubblico dominio. Alcune riviste specializzate, come Auto Italiana o Quattro Ruote, ne svelano l'esistenza e ipotizzano le caratteristiche. Gli appassionati iniziano a sognare. A breve avranno la possibilità di acquistare una vettura con tutte le caratteristiche delle GT più blasonate a un costo inferiore. Insomma, le premesse per un buon successo commerciale ci sono tutte. Ma nella seconda metà del 1964, proprio quando si attende il via libera alla produzione della 186 GT, alla Innocenti, inspiegabilmente, decidono di sospendere il progetto. La decisione spiazza Ferrari e Bertone, anche perché appare immotivata. Tutti sperano comunque in un ripensamento, che però non arriva. Anzi, a inizio 1965, ai piani alti delle Innocenti decidono per lo stop definitivo del progetto. La decisione viene motivata ufficiosamente con la fase di momentanea congiuntura economica che sta attraversando l'economia italiana, che era sì in fase di rallentamento, ma era comunque in costante crescita e il mercato di auto sportive di fascia medio-alta non era mai stato così florido. Secondo alcune fonti, la decisione maturò tra i ragionieri di Lambrate, che reputavano fuori luogo costruire una vettura così lontana dalla filosofia del marchio e dalla clientela acquisita, ma anche dalle competenze dei concessionari, molto preparati su auto e motoveicoli destinati al grande pubblico, ma totalmente digiuni su un prodotto raffinato e nei rapporti con la clientela più esigente. Una mia ricostruzione della vicenda, del tutto personale, mi porta a cercare le cause della fine prematura della 186 GT nell'accordo firmato con la British Motor Corporation. A breve, il gruppo inglese avrebbe concesso alla Innocenti la licenza di assemblare la Mini, che avrebbe rappresentato il vero salto di qualità per la casa di Lambrate. Gli inglesi, che fin dalla firma dell'accordo del 1959 avevano preteso molto e offerto poco, potrebbero aver messo il proprio veto a un progetto indipendente come quello della 186 GT per concentrare tutte le risorse nell'implementazione della catena di montaggio per la Mini. E un prodotto innovativo e di gran successo planetario come la Mini rappresentava per la Innocenti un'ottima garanzia per il futuro rispetto a una GT di nicchia. Una garanzia da non perdere. Questo, ripeto, a titolo personale, potrebbe rappresentare lo scenario che ha portato allo stop definitivo del progetto F128 alias 186 GT.
Comunque siano andate le cose, l'unica certezza è che questa bellissima 2 più 2 non ebbe seguito. Come accordi, la Innocenti pagò i lavori effettuati dalla Ferrari da Bertone, al quale pare venne anche riconosciuto un indennizzo stimato in 10.000 lire dell'epoca, come previsto da contratto. Tutti i disegni e i progetti della meccanica relativi alla 186 GT, compresi quelli realizzati a Lambrate, come da accordo, vennero restituiti alla Ferrari. Il prototipo venne rimessato nei locali di Lambrate, fino presumibilmente al 1990, quando De Tomaso cedette la Innocenti alla Fiat. In questo periodo venne trasportato a Modena, nella sede della Maserati, cui rimase fino al 1993, quando la casa del Tridente venne acquisita totalmente dal gruppo Fiat. Nella fase di riammodernamento delle strutture si decise l'abbattimento dello stabile in cui la 186 GT era custodita. Questa si salvò grazie al provvidenziale intervento del maestro del lavoro Ermanno Cozza, memoria storica della Maserati. Cozza riuscì a rimessare la 186 GT in uno dei capannoni della Saima a Formigine, quello che custodiva le Ferrari in attesa di consegna. In seguito, per volontà di Antonio Ghini, allora direttore della comunicazione Ferrari, il prototipo venne ricondizionato presso la carrozzeria Zanasi di Maranello. Dal 2015 è stata mostrata ad alcuni eventi ed è spesso esibita al Museo Ferrari di Maranello. Ora che conosciamo la storia della 186 GT, è doveroso raccontare un'altra versione. Secondo questa, vennero realizzate due 186 GT. La prima fu quella che venne testata dalle Innocenti e in seguito, dopo la decisione di annullare la produzione, venne distrutta. La seconda, quella con le modifiche estetiche e i cerchi a raggi, fu realizzata in collaborazione con Aldo Mantovani ed è quella che è giunta fino ai giorni nostri. Stando però a quanto pubblicato dalle riviste dell'epoca e ricordato da un articolo su Quattro Ruote di luglio 1983, ma anche all'interpretazione di un memoriale di Sandro Colombo pubblicato su AM di giugno 1992, sarebbe stato assemblato un solo esemplare che avvalorerebbe la storia che è stata raccontata da questo documentario. Che è una storia misteriosa, nella quale si mescolano varie interpretazioni dei fatti e nella quale è doveroso utilizzare il condizionale. L'unica certezza è che la 186 GT resta una grande incompiuta, una vettura che avrebbe potuto dare ben altra notorietà al marchio Innocenti.